La realtà anche che porta dietro una tradizione e noi ci troviamo con un'Italia che proprio a Genova nel 1914 aveva inaugurato un'esposizione universale, aveva inaugurato questa esposizione che riguardava proprio tutti i benefici e la maggior gloria dell'Italia coloniale, dell'Italia che aveva aperto nuovi orizzonti e nuovi territori geografici. Per che cosa? Soprattutto per uno sviluppo economico, per uno sviluppo del territorio, perché si aprivano altri territori da cui andare a conquistare, ma soprattutto da coltivare, da cui ricavarne materie prime. Quest'Italia, che quindi qui a Genova, proprio nel maggio del 1914, aveva portato proprio la rappresentazione dei fasti che avrebbe avuto nell'oltremare, proprio quest'Italia nel 1915 scende in guerra, esattamente un anno dopo. Il professor Bertieri, proprio alla fine dell'anno scorso, aveva mostrato le immagini di questa grandiosità che Genova aveva accolto, facendo vedere quelle che erano le rappresentazioni dei templi, delle rappresentazioni quasi teatrali di questi nuovi orizzonti. Adesso ci troviamo invece con un raccogliere la gioventù, la meglio gioventù che c'era in Italia e la portiamo improvvisamente su uno scenario di guerra lontano da quello che era il discorso sull'Italia, sul mare, l'Italia di cui aveva parlato Genova in quell'esposizione. Genova che diventa il cardine praticamente di questo nuovo orizzonte, perché Genova con le sue fabbriche diventa la costruttrice, praticamente costruisce tutto quello che a Ansaldo si può fare di bellico, quindi cannoni, quindi tutto ciò che riguarda le ogive, tutto quello che la guerra trasporterà come armi viene costruito nelle fabbriche italiane e soprattutto a Genova e viene trasportato dal porto di Genova. Quindi uno scenario proprio opposto. Vedremo in questo scenario quali saranno i nuovi protagonisti, perché in un mondo dove i giovani uomini vengono portati al fronte, poi quelli che rimangono sono altri soggetti e quindi vedremo sia nelle foto che nei racconti il ruolo che avranno ad esempio le donne. Le vediamo le donne non soltanto nelle fabbriche italiane, le vediamo anche delle foto meravigliose della Fondazione Ansaldo che riguardano proprio anche Terni. Abbiamo visto la fabbrica di Terni che costruiva queste munizioni gigantesche, le donne che entrano in fabbrica. Ne abbiamo già accennato l'anno scorso, ma quest'anno, mettendo l'accento proprio sull'Italia, vediamo proprio come la figura della donna diventa centrale, la figura della donna che in quell'occasione così importante, ma diventa quasi una figura che preoccupa poi il mondo maschile, perché naturalmente le donne acquisiscono all'interno delle fabbriche delle competenze, imparano a fare determinate cose, le fanno bene. E quindi quando si rientreranno poi gli uomini, quando ci sarà il dopoguerra, faranno molto presto a mandarle di nuovo via, a rimetterle in quella posizione di vestali di casa e si occuperanno di nuovo del mondo privato. Non che non se ne siano occupati anche durante la guerra, perché poi quello che rimanevano erano i ragazzi e gli anziani e quindi e soprattutto l'economia domestica che rimaneva, e questo lo vediamo anche e soprattutto nelle campagne. L'anno scorso avevamo delle foto che facevano vedere le donne che tiravano gli aratri, perché non c'erano più né gli uomini ma neanche gli animali, perché gli animali poi sono stati portati via, sacrificati, mangiati, rubati dagli orizzonti giusto di guerra. E quindi rimanevano loro che curavano sia la campagna che i bambini. Sappiamo quali sono stati poi i richiami del fronte, della guerra,
sappiamo che sono stati chiamati non solo ragazzi di 18-20 anni, ma addirittura ragazzi di 16 anni, i famosi ragazzi del 99. Quindi immaginiamo che cosa la famiglia italiana ha dovuto affrontare in questo scenario completamente diverso. Comunicazione, rappresentazione. Allora abbiamo da una parte il tratto della matita, quanto se ne è parlato in questi giorni, il tratto del fumetto non può che parlarci Claudio Bertieri. Abbiamo il fumetto importante perché non solo è una propaganda, è un raccontare, educare le giovani generazioni a quella che è la guerra, all'importanza della guerra, ma anche una comunicazione più elementare per quelle che erano le fasce sociali meno istruite, quindi tramite il disegno potevano capire immediatamente il messaggio. Noi della biblioteca abbiamo nuovamente inserito nelle nostre bacchette anche tutta la parte che riguarda i periodici, quindi vedremo nei tratti sia delle riviste e dei giornali, dei quotidiani, Secolo XIX, in Cittadina, anche lì disegni molto importanti, anch'essi sempre molto efficaci, come possono essere adesso i tratti di Origone, che danno proprio nel disegno la funzione di quell'articolo che accompagnava una notizia. E poi abbiamo il discorso del cinema, il grande cinema, il cinema prima di propaganda e poi di denuncia, come è stata anche proprio la visione della guerra. Prima uno spingere tutti all'azione, lo abbiamo visto in letteratura, l'esempio massimo può essere D'Annunzio, ma abbiamo visto poi la presa di coscienza, la denuncia verso questa carneficina che è stata fatta. Ciò nonostante, il ruolo dell'Italia è stato veramente importante nei confronti anche di quelli che sono stati i paesi che hanno prima confinato praticamente, lo possiamo vedere soprattutto nei rapporti con l'Austria, naturalmente gli scenari di guerra erano lì. Non a caso abbiamo collaborato e stiamo cercando di organizzare al meglio degli eventi con l'Istituto Italo-Austriaco, perché è stata molto importante prima la messa a contrasto di queste due popolazioni e poi invece anche il ritrovare nella ricerca del mantenimento del paesaggio un momento di combattimento comune, perché una cosa importante della guerra è che si stravolge anche tutto il paesaggio, non soltanto dal punto di vista del territorio, quindi anche dei luoghi dell'agricoltura, del pascolo, ma soprattutto poi lo vediamo dal punto di vista architettonico, dei beni culturali che comunque vengono comunque compromessi nelle fotografie che abbiamo mostrato della Fondazione Ansaldo. Ci saranno proprio anche questi esempi di beni che sono stati in qualche modo mantenuti perché la gente difendeva comunque anche il bene culturale, architettonico del proprio paese. Parlavamo di cinema, c'è stato già un inizio di queste di questa rassegna cinematografica, ma la continueremo con tutti gli eventi collaterali che ci saranno alla mostra, quindi avremo non solo lo abbiamo già esposto di là, questo programma di proiezioni cinematografiche, ma anche teatrali, e vedremo come ci saranno poi nelle visite guidate alle scuole anche le cure che saranno proprio fatte dagli allievi o dalle scuole di teatro che come l'anno scorso collaboreranno con noi. Io direi che a questo punto possiamo iniziare a dare la parola ai nostri ospiti, pregandoli poi di ascoltare anche quelle descrizioni e precisazioni che riguardano i documenti esposti, ma soprattutto i programmi collaterali che faranno poi i miei colleghi Caterina e Cantareggia, prima di andare all'illustrazione proprio e all'apertura della mostra. Io non posso che ringraziare tutte le persone e i soggetti che hanno dato tutti loro quello che potevano dei loro cimeli per l'esposizione. Ringrazio le raccolte private, ringrazio i musei, perché abbiamo qua il rappresentante del Museo di Masone
che comunque ha voluto partecipare per questo primo anno con anche oggetti cinesi e li ha messi in queste vetrine. Quindi ricordiamoci, abbiamo sempre documenti librari della nostra raccolta della biblioteca universitaria riguardo al fondo militare. Abbiamo la parte dei giornali e dei periodici sempre della nostra biblioteca. Abbiamo il grande apporto che quest'anno ci ha voluto dare la Fondazione Novaro con tutta una vetrina che riguarda i fumetti, e quindi il Corriere della Domenica, il Corriere dei Piccoli, ci illustrerà poi tutto il professor Bertieri. Abbiamo altri cimeli dati da collezioni private, fra le quali anche una parte del professor Salvati. E soprattutto farà scorrere il professore, già in questa prima presentazione della mostra, un filmato che naturalmente non poteva che essere un filmato di animazione, cioè La guerra di Momo. Quindi anch'esso, visto che parliamo di fumetto, parliamo di comunicazione ai giovani, troviamo anche nel cinema un linguaggio adatto ai ragazzi. Quindi questa è la storia di una comunicazione fatta per la guerra, quindi la comunicazione di queste entrate militari in guerra alle giovani generazioni. Io vi ringrazio, spero che sia una buona visita, sicuramente lo sarà, e si può chiaramente tornare e ritornare, perché poi ci sono cose che si guardano e poi si capiscono magari in una seconda visione. Quindi vi saluto e passo subito la parola al professor Bertieri. Grazie. Probabilmente alcuni di voi, mentre attendevano l'inizio di questa inaugurazione, hanno visto alcune immagini di un film un po' misterioso, un film muto che abbiamo proiettato. Di cosa si tratta? Di un film che è stato citato dal dottoressa Artelli, si chiama La guerra e il sogno di Momi, che è un film del 1917, quindi girato in piena guerra, e prodotto dalla Itala Film di Torino, e recentemente restaurato, come alcuni di voi hanno potuto vedere, con quei viraggi, con quelle indicazioni che coloravano. Perché ho scelto questo film? Un po' per allinearmi al discorso che farà poi Bertieri, ovviamente sulla grafica e soprattutto sul fumetto. Quindi sostanzialmente che cosa? Mobilitazione anche dell'immaginario dei bimbi, va bene? Non soltanto le donne, va bene? Vengono mobilitate in una guerra totale, gli uomini ovviamente combattenti al fronte, gli operai nelle fabbriche, eccetera, eccetera, ma anche i bambini devono partecipare perlomeno emotivamente alla guerra, e il cinema, in questo caso un cinema parzialmente di animazione e parzialmente fotografato con attori in carne ed ossa, diciamo dal vivo tra virgolette, si incarica proprio di questo compito che potremmo definire di educazione nazionale. Ora io non so che cosa stiamo guardando. In breve, in questo film è diviso in due parti. La prima parte mi sembra molto tributaria nei confronti di De Amicis, è un po' De Amicisiana. Cosa intendo dire? Intendo dire che sembra rifarsi o ispirarsi ai racconti del mese del libro Cuore che gran parte di noi hanno letto, all'elementare, suppongo, dagli Appennini alle Ande, il tamburino sardo, la piccola vedetta lombarda, il piccolo patriota padovano, valor civile, eccetera, eccetera, eccetera. Li cito perché durante la prima guerra mondiale i racconti del mese di De Amicis vengono portati sullo schermo da una casa torinese che è la Gloria Film, proprio per quella mobilitazione patriottica dell'infanzia di cui parlavo prima. Ora, la prima parte di questo film, che è stato diretto da un regista di origine spagnola, si chiama Segundo de Chaumont, probabilmente con l'aiuto nella prima parte di
Giovanni Pastrone, che è un grande regista, da lì alla fine ha girato Cabiria nel 1914, mentre secondo Richaumont è soprattutto un operatore, la seconda parte invece è un film di animazione, e secondo Richaumont aveva tentato in maniera pionieristica, però esisteva già, e per dire lo sa meglio di me, e con un cinema di animazione Starevich, non so, con eccetera, poi Winsor McKay, eccetera. Secondo Richaumont, forse con non grandissima convinzione, non grandissima ancora, che cosa intendo dire? Intendo dire che probabilmente non crede nella possibilità di una autonomia espressiva da parte del cinema di animazione, per cui le scene animate vengono realizzate ma devono essere motivate in qualche modo in maniera verosimile. Ecco, la guerra è il sogno di Mommy. Che cosa succede? Che in una famiglia borghese, anzi alto borghese, si legge una lettera dal fronte inviata dal padre. Il bambino, a che Mommy ascolta, attraverso un flashback viene visualizzato ciò che viene espresso, raccontato nella lettera, e qui c'è un ragazzino, ecco l'eroe di Amicisiano, un piccolo montanaro eroico che salva la mamma dalle soldataglie austriache, va bene? Eccetera eccetera, insomma, e si comporta appunto con grande eroismo, la salva da un incendio, da un probabile stupro, eccetera eccetera. Allora il bambino, dopo aver ascoltato questo meraviglioso racconto edificante ed eroico e patriottico, si addormenta e sogna. I suoi giocattoli, che sono dei burattini, trick e track, si animano. E allora ecco la visualizzazione del sogno, quindi lo spostamento da un piano, diciamo, del verosimile al fantastico, no? Quindi uno dei primi esempi probabili di cinema di animazione italiana, no? La cosa interessante è che sono degli oggetti che si animano e non tanto delle figure antropomorfiche. Sono dei cannoni, sono anzi armi tra l'altro modernissime, sono dei cannoni, ci sono i gas asfissianti. Ci sono i dirigibili, eccetera eccetera, quindi è una guerra fatta con i giocattoli, in cui gli italiani naturalmente avranno giustamente la meglio dal punto di vista della propaganda del film. C'è un cartello, una didascalia molto curiosa, molto interessante, in cui si dice: ecco che cosa produce la Kultur tedesca, e allora si vede una sorta di scienziato che compulsa un grande librone, e che cosa produce, ecco, la cultura tedesca? I gas asfissianti. Vabbè, qui c'è questa polemica, una polemica che voi sapete è molto, molto, molto presente diciamo, un po' nell'intelligenza dell'intesa, no? Pensate a Thomas Mann, non so, guarda, Thomas Mann che dall'altra parte parla della cultura come di qualcosa che si deve contrapporre alla civilizzazione francese di derivazione illuminista. Bene, quindi la cultura è specificamente germanica, e i francesi con la loro civilizzazione democratica, borghese, illuminista, combattono contro la grande cultura tedesca, che privilegia l'anima rispetto alla società, privilegia l'arte rispetto alla letteratura, termine negativo per Thomas Mann, eccetera eccetera. Ora non voglio divulgarmi, ora che cosa succede? Che accanto al cinema, che viene naturalmente mobilitato, scende in campo, c'è anche la fotografia. Tra l'altro noi italiani anche in questo caso siamo abbastanza pionieri. Perché? Perché forse siamo i primi a creare il vero reportage fotografico, ma soprattutto cinematografico di guerra, durante la guerra di Libia nel 1911. C'è un signore che si chiama Luca Comerio della Milano Film, che filma le operazioni belliche in Libia.
cerca di fare la stessa cosa, naturalmente ormai si è accreditato a una certa fama, ecco, come reporter sui campi di battaglia, fa la stessa cosa durante la prima guerra mondiale ed effettivamente riesce a fare dei reportage assolutamente interessanti, per esempio sulla presa di Gorizia nel 1916, per esempio. Dopo Caporetto, però, dal momento che ci siano dei forti problemi, come potete immaginare, di censura, bene, per cui non si può far vedere catastri, cadaveri, marcescenti e putrescenti, l'orrore della guerra deve essere eliminato da queste immagini, ecco che l'esercito e anche la marina si dota di una sezione cinematografica, per cui verranno girati ad esempio proprio dei giornali di guerra da parte della sezione cinematografica del Regio Esercito e anche della Marina, esautorando quindi un po' la funzione di Comerio o di altre ditte private come la Dominante Film di Venezia, che di fatto, cioè, non riescono poi più a operare al fronte sui campi di battaglia. Ora, l'Ansaldo, il caso Ansaldo è un caso abbastanza particolare, perché ho cercato di creare un destino comune tra cinema e cinematografia italiana e Ansaldo. Il compito è arduo, perché i percorsi sono paralleli ma opposti. Cosa voglio dire? Che il cinema italiano nel 1915 entra in guerra come una grande potenza cinematografica, forse la più grande potenza cinematografica del mondo. Hollywood non si è ancora affermata prepotentemente. Noi produciamo corazzate, film corazzate, produciamo Quo Vadis, Gli ultimi giorni di Pompei, Marcantonio e Cleopatra, Spartaco, La caduta di Troia, L'Odissea, sto scendendo, sto andando verso il 1910-1911, lungometraggi colossal. Noi insegniamo al mondo a fare i colossal, che si stravendono in tutto il mondo. Hollywood ne è estasiata e cercherà di copiarci. Griffith copia i film italiani, fino a Cabiria, che è un po' il monumento, bene, del cinema italiano degli anni 10. Ora, noi entriamo in guerra, ripeto, come una grande, potentissima industria dell'immagine e dell'immaginario, e usciamo dalla guerra nel 1918 fortemente ridimensionati e in crisi. Il momento aureo del cinema italiano con la fine della guerra finisce. Perché? Perché altri soggetti potentissimi si affacciano, Hollywood in primis, ma anche il cinema tedesco si afferma, sarà la più grande cinema, anche il cinema francese naturalmente. Ora, che cosa succede? L'Ansaldo invece entra in guerra nel 1915 come, sì, forse la più grande industria meccanica italiana, però certo non è un colosso industriale paragonabile a quelli stranieri, non so, al Krupp, alla Vickers, all'Armstrong, tu sei un grande esperto, anche non solo uno storico, anche esperto di armamenti. Tant'è vero che l'Ansaldo, per esempio, è consociata con l'Armstrong. Sì, all'inizio del secolo, la prima parte, l'Ansaldo, Armstrong, nel 1919, nel 1912, l'Ansaldo agisce da sola, indipendentemente dal sapere e dalle maestranze dell'Armstrong, che peraltro opera a Napoli, a Pozzuoli, nel settore degli armamenti, nel settore siderurgico. Dicevo, sì, grande sicuramente società naval meccanica, l'Ansaldo riesce a vendere all'estero delle proprie navi da battaglia, all'Argentina, alla Turchia, al Giappone, due incrociatori, però non possiamo certo confrontarci con gli inglesi, o con i tedeschi. Ma durante invece la guerra, attraverso la guerra, l'Ansaldo di Mario e di Pio Perrone si trasforma in una potentissima macchina di guerra. L'Ansaldo esce nel 18 dalla guerra con l'immagine forse della più potente industria meccanica e soprattutto di armamenti italiana, o comunque
non so se questo sia vero, potremmo discuterne, ma sicuramente la capacità di gestire la propria immagine da parte dell'Ansaldo fa considerare agli italiani, e non soltanto, che sia così rispetto alla concorrente Fiat, rispetto alla concorrente Terni, Vickers, vabbè, che agiva nel settore siderurgico, ma anche ovviamente in quello degli armamenti, eccetera. Persino, non so, la Caproni, grande industria aeronautica, e anche Ansaldo si mette in qualche modo a competere con la Caproni, anche se poi produce aeroplani non da bombardamento, come credo fosse specializzata la Caproni, più specializzato perlomeno tendesse a questo, ma in aerei che dovrebbero essere da caccia allo svari, portato, e che poi diventa in realtà poi un ricognitore. Per cui l'Ansaldo invece esce con questa immagine rafforzata da una strategia di comunicazione potentissima. Mario e Pio Perrone pensano che in una società di massa occorre parlare attraverso la grafica e l'immagine, attraverso la fotografia. Già dal 1911 l'Ansaldo si dota di un gabinetto fotografico, va bene? E questo gabinetto fotografico viene sviluppatissimo durante la guerra. Vengono prodotte, pare 150.000 lastre fotografiche più durante la guerra, in parte vengono pubblicate sulla Domenica del Corriere, sull'Illustrazione Italiana. Capite bene che tutto ciò non serve tanto per creare una nuova committenza, tanto il committente è uno, è lo Stato italiano, dormiamo sonni tranquilli da quel punto di vista. Il problema non è vendere un prodotto, ma è creare una propria identità e una propria immagine. E qualora che, ad esempio, fotografare gli operai al lavoro significa, ad esempio, faccio un esempio, fare cosa? Stornare un po' il sospetto che l'operaio che lavora al torno, in fabbrica o nelle grandi artiglierie sia un imboscato rispetto al fante, magari di origine contadina o piccolo borghese, artigiano, bottegaio, che invece rischia la pelle al fronte. Magnificare il lavoro operaio significa eliminare questa differenza che potrebbe creare un conflitto sociale, ridonare una verginità patriottica alla classe operaia su cui abbiamo delle diffidenze, c'erano gli scioperi del 1913, eccetera, eccetera, quindi in qualche modo questa classe operaia viene magnificata. Non parliamo poi delle donne di cui parlava Carla Artelli. E via così, e si potrebbe continuare. Ora, però, alla fine, che cosa succede? Che se il cinema italiano decade, l'Ansaldo sembra invece avere costruito una propria potente immagine, anche se è un colosso d'argilla, perché dalla fine della guerra la riconversione industriale sarà drammatica, dai carri armati passare ai trattori sappiamo essere un salto acrobatico verso il basso. Però, a parte questa correlatività, questa opposizione parallela, però c'è un altro elemento che collega, almeno da un punto di vista finanziario, il cinema italiano all'Ansaldo. L'Ansaldo si sorregge su una banca che è controllata dai Perrone, che è la Banca Italiana di Sconto, praticamente una banca del Perrone, creata Banca Italianissima, banca creata in opposizione alla Banca Commerciale Italiana, che è vista invece come filo germanica. C'è quel tale Ludovico Töplitz, che è già ebreo, che non mi piace per niente. Vabbè, sicuramente di origine tedesca, austriaca, uno del genere. Invece di Perrone, nazionalisti, vabbè, hanno finanziato Mussolini nel momento in cui fonda il Popolo d'Italia, quindi interventisti, chiamiamo dalla prima ora, come il Secolo di Genova, eccetera, come peraltro il Corriere della Sera di Albertini, creano questa banca. Contemporaneamente, nel 1920,
la crisi del cinema italiano produce un consorzio delle più grandi case di produzione, soprattutto torinesi e milanesi. Mettiamoci insieme e cerchiamo di sopravvivere. Il cinema italiano è in crisi, la concorrenza del cinema americano, francese e tedesco comincia a farsi sentire, è spietata. Se arriva Charlie Chaplin, Te lo do io, Robinet, Cretinetti, eccetera, eccetera, scompaiono tutti, tanto per rimanere nell'ambito del cinema comico, va bene, arriva Buster Keaton, è finita, insomma, non possiamo competere, insomma, un Di Maio. Luci, che è diretta da un signore che si chiama Barattolo, viene finanziata anche e soprattutto dalla Banca Italiana di Sconto dei Perrone, per cui vedete che il collegamento si riesce a creare. Ma quando nel 1921 la Banca Italiana di Sconto fallisce, travolgendo i Perrone, travolgendo Mario e Pio, che devono abbandonare l'ansaldo e dalle ceneri della Gio Ansaldo dei fratelli Perrone sorgerà la nuova Ansaldo, che si rivolgerà soprattutto alla cantieristica, molto navale, Augustus, Roma, Rex, all'inizio degli anni 30, e siamo qua, siamo qua, in questa sala ormai, va bene, come milieu, come ambiente. L'estromissione dei Perrone con il fallimento della Banca Italiana di Sconto fa fallire anche l'Unione Cinematografica Italiana, producendo un'altra forma di crisi per il cinema italiano. Va bene, no, io mi fermo qua perché altrimenti poi la mostra non vediamo più e deve parlare anche Bertieri. Io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo poi passeggiando per la mostra. Grazie. E se potete venite a vedere l'altro film. Allora, prima di passare la parola a Claudio Bertieri, io vi ricordo proprio il calendario dei film. Allora, il primo, quest'anno andiamo proprio in senso contrario a quello cronologico, cominciamo dal più recente e cerchiamo di fare un omaggio come primo a Rosi. E quindi abbiamo L'Uomo Incontro, giovedì 22 gennaio alle 16.30. Poi Monicelli, La Grande Guerra, l'abbiamo giovedì 5 febbraio, sempre alle 16.30. Invece Orizzonti di Gloria, quello di Kubrick, lo abbiamo mercoledì 11 febbraio, sempre alle 16.30. Abbiamo questo orario anticipato e ci dispiace per le persone che avranno problemi, perché c'è sempre l'introduzione del professor Salotti e per i primi due, anche con il professor De Nicola. E per il terzo film, quello di Kubrick, dovremmo avere la professoressa Burger e il professor De Paul. Speriamo di organizzare un bel calendario da consegnare. Cioè, abbiamo... Allora, passiamo alla parola. Claudio Bertini. Fai vedere Claudio due immagini, vai. Sì. Allora, sì, non è andata la proiezione del Sogno di Momo. Quindi adesso, mentre Claudio comincia la sua parte di relazione, posso. Perché ci vuole un tipo di progetto. Deve proiettare. Va bene, Claudio, non è che addormenta, ma tanto, vedete, due immagini, capite, non l'abbiamo più imparato, tutto realizzato con la tecnica del passo 1. Thank you.
Vabbè, dai, ci fermiamo alla mobilitazione, perché se entriamo in guerra non finiamo più. Va bene. Adesso abbiamo la comunicazione con Diego Rossi. Partiamo, va. No, manca un'immagine prima. L'immagine prima, Diego. Sì, 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 ma devo ancora farlo partire, secondo. Devo ancora farlo partire. Ecco. Vai. Ecco, ho scelto per iniziare il discorso sul fumetto di guerra questa singolare immagine disegnata da Vamba. Vamba, ossia Luigi Bertelli, era l'inventore di Gian Burrasca. È molto curiosa questa immagine e vedrete perché. Facciamo, eccola qua. Ecco, questo strano castello diventa l'Italia. E questa è una sorprendente immagine di Vamba che appartiene ad un suo racconto collocato sulla fine della guerra, già finendo con la guerra. Prima Salotti parlava di Luca Comedio, ricordava come il documentario di guerra l'avesse iniziato proprio Comedio durante la guerra. E anche questo nostro discorso sul fumetto, guarda caso, parte proprio dalla Libia. È lì che comincia il fumetto a interessarsi delle questioni politiche. Ecco qua. Quello che se ne occupa soprattutto è il Corriere dei Piccoli. Il Corriere dei Piccoli siamo nel 1911, con la guerra di Libia, 11-12. Il Corriere dei Piccoli è nato da almeno 3 anni, grosso modo, perché nasce alla fine di dicembre del 1908, quindi sono 3 anni e mezzo. E il Corriere dei Piccoli, che voi sapete benissimo che appartiene al Corriere della Sera, tutto quanto, tutto un discorso, così, borghese, alto borghese, borghese, pensate qual è l'analfabetismo in quel momento in Italia, quindi questo giornalino lo leggono solamente e lo comprano, evidentemente chi ha la possibilità di spendere 30 o 20 centesimi che fosse. Allora se ne occupa e scopre questo interesse per la politica con questo personaggino che vediamo adesso. È Nello, un trasporto militare che è per Tripoli salpare, forticare a Scappanello e dal porto a Ventello. Voi sapete che il fumetto, quando arriva in Italia, viene completamente deformato rispetto a quello che è il fumetto americano, perché viene ridotto nella prima pagina, o comunque nelle pagine centrali del Corriere dei Piccoli, 6 vignette si racconta la storia. Se la storia americana originale è più lunga, si taglia. Perché? Perché intanto il fumetto, i balloons, no, vengono eliminati e viene tutto sostituito e il racconto raccordato attraverso quei distici rimani che vedete qui. Nello è questo ragazzino che vorrebbe raggiungere Tripoli, però naturalmente, come sempre accade, non ci riuscirà e continuerà questa sua sofferenza, ogni volta tenterà di raggiungere la Libia, ma non ci riuscirà. Invece ci riesce un altro personaggio, che è Gian Saretta. Questo Gian Saretta è un bersagliere che invece è già la Libia ed è un personaggio curioso. I personaggi sono ideati entrambi da Attilio. Attilio è Attilio Mussino, il grande illustratore, quello di Pinocchio. Vi ricordate il Pinocchio preso dai carabinieri, un'immagine indimenticabile? E Attilio è uno dei più attivi illustratori, disegnatori del Corriere dei Piccoli. Inventa questo Gian, che è un bersagliere, che già è in Libia e ogni volta compie geste miracolose, tipo quella che potete vedere adesso.
vede e scorge questo gruppo di libici, di arabi, lì attorno a queste palle, lui con un colpo solo li lega a tutti e se li porta via tutti i prigionieri. I racconti sono sempre un sei immagini, sei tappe, quattro sono queste, le prime due le ho saltate evidentemente per introdurre il personaggio. Quindi qui siamo in questo periodo in cui si comincia su questo giornalino per ragazzi a parlare di fatti politici. Ma è il caso di andare a un altro personaggio. Ecco, prima c'era il sogno di Momi, e questo tema del sogno, del racconto fantastico, ritorna anche nel fumetto. Questo è sempre un disegno, fare il disegnatore è sempre attivo, il quale inventa questo personaggio che si chiama Schizzo, e qui c'è una derivazione netta dal fumetto americano. Cioè il fumetto americano, uno dei fumetti più famosi, è quello di Little Nemo, di McKay, che citava prima Salotti, e inventore del cinema di animazione americana, McKay, e inventa questo personaggino che alla sera ha mangiato troppa torta di fragole e quindi ha un sonno molto agitato, per cui nella prima vignetta la si vede che va a dormire, fa un sonno meraviglioso e nell'ultima vignetta casca giù dal letto e si risveglia e il sonno è finito. Evidentemente è piaciuto questo tema del sogno ad Attilio e lo sfrutta appunto per questo schizzo. Schizzo, qui siamo ancora alla guerra di Libia, perché ha sogno appunto di andare addirittura a noi Dardanelli, ma qui vedete nella seconda vignetta ci sono i fucili e le armi, ma nella terza e nella penultima non ci sono più armi. Nel suo sogno le armi si traducono in strani animali che lo aggrediscono perché vorrebbe andare anche lui nei Dardanelli. E alla fine, naturalmente, si sveglia anche lui dopo questo sogno che ha fatto. E con questo è un'introduzione a quello che poi sarà, che vedremo adesso, il momento invece. Ecco, Schizzo non viene abbandonato, ma ritorna, e siamo nel 1914. È il momento in cui c'è un grosso dibattito, una grossa querela in Italia tra interventisti e non interventisti. Quindi il Corriere dei Piccoli riprende questo schizzo e andiamo avanti, ecco, e qui ha accompagnato il fratello che è stato richiamato, quindi già si stava avvicinando alla guerra, e voleva anche lui partecipare a azioni di difesa solamente, naturalmente, e nel sogno diventa sale di grado finché diventa un generale, dove manda appunto le truppe in cima a quella montagna che è il nostro confine, no? Anche lui, naturalmente, una volta che ha piantato la bandiera, si sveglia e il sogno è finito. Schizzo è questo personaggio che ritorna ancora una volta, e qui siamo addirittura, siamo ancora nel 1915, quindi qui è già iniziata la guerra. E continua a fare questi suoi sogni, andiamo avanti. Ecco, qui addirittura vorrebbe ripetere un'impresa d'annunziata, e sogna di ripeterla questa impresa quando ha letto che D'Annunzio ha fatto questo volo su Trieste, che ha riempito così il cielo di foglietti, ha lanciato, no, questi messaggi, e allora lui invece, Schizzo, pensa di lanciarsi addirittura lui sotto forma di bomba che poi esplode, ma in realtà che cos'è? Non è una bomba cattiva, è invece un bersagliere italiano, no, che avverte l'austriaco, l'asburgico, lo vedete là, quasi quadretto, che l'Italia sarà ben pronta a dominare la situazione. Ecco, finito questo momento, Schizzo non viene assolutamente messo da parte, e facciamo un salto in avanti.
proprio per rimanere su questo personaggio, qui in questo caso non lo disegna più a Tiglia, che qua siamo nel 17. Qui addirittura viene ripreso in mano da un altro grande disegnatore illustratore che è Moro Vincenzi. È uno dei massimi collaboratori del Corriere di Pico, di quello che racconterà con gli fumetti tutti i romanzi di San Carlo. È un disegnatore ancora di gusto ottocentesco, ma indubbiamente da me molto amato, lo trovo molto bravo. E qui recupera un personaggino di schizzo e naturalmente gli fa più favolisticamente raccontare una vicenda. Qui Schizzo si addormenta e invece delle armi, delle battaglie, sono gli insetti che vedete nel quarto quadruccio, addirittura c'è una tartaruga che diventa, se si potesse leggere il distico, no? Diventa un cararmato. Quindi qui siamo in un, è più favolistica la cosa, e queste storielline di Schizzo in questo periodo sono meno, sono sempre sulla guerra, il tema con questo c'è sempre, però non è che meno nazionalistico, è più fiabesco. E adesso è il momento di parlare, se ci andiamo al 1915, ecco qua. Questo è il momento di parlare del nostro conterraneo, che il grande Antonio Rubino, qua sarà poi la forza del Corriere dei Piccoli sin dall'inizio, l'80% del Corriere dei Piccoli è fatto da Rubino, in comune ella con chi? Con un altro personaggio straordinariamente interessante della cultura italiana, che è il critico teatrale più autorevole che ci sia in Italia in quell'epoca, al Corriere della Sera, che è Renato Simoni e Rubino collaborano all'inizio, 1908, col Corriere dei Piccoli, e poi continueranno la loro collaborazione. Rubino disegnando, spesso scrivendo naturalmente, Simoni scrive filmando questi distici qua. Chi è questo personaggio? Non a caso si chiama Italino. E Italino è un ragazzo, è un contadinello, lo vedete, è molto, è veramente, gli riprende il proverbiale, no? Il cervello fino e scarpe grosse, infatti vedete quegli zoccoloni che porta, e ogni sua storia ha sempre, è sempre un tema scherzoso. Andiamo avanti. Ecco, questo è il suo grande avversario, Tartoffelotto. È questo personaggio, naturalmente seguito da, accompagnato dai suoi seguiti, e Tartoffelotto ogni volta è un ispettore generale, ogni volta dovrà, sarà vittima degli scherzi che Italino gli farà. In questo caso ne vediamo uno, ecco, Italino ha saputo che stanno per fucilare un patriota italiano, sono lì pronti, ma lui ha organizzato già lo scherzo, vedete nel primo fumetto, nel primo quadruccio, ah, c'è quella sorta di tubo, no? C'è la cosa, viene giù la bandiera italiana, viva l'Italia, quello con sé spaventa i soldati, il prigioniero fugge e Italino ancora una volta ha vinto la sua battaglia. Passiamo oltre, perché Rubino qui abbandona, diciamo così, il tema diretto, immediato della guerra, e invece riprende i suoi temi che sono quelli di caratteristici, quelli favoristici. E allora si inventa due regni, il regno di Regnazia, come vedete, di cui c'è il re Legno e c'è il principino che si chiama Aventino, che hanno un nemico, ecco, è il regno di Dio. E Piombino, questo è il principe ereditario, è Piombino. E qui il grande imperatore è questo. Mi permetto di sottolineare che guardate un po' con attenzione. 20 anni prima di Chaplin, Rubino mette il mappamondo in mano all'imperatore. È straordinario questa. Quindi passano a prendere il piombo, lottano e naturalmente Aventino, che il regno ha sempre la sua vittoria.
con degli scherzi così molto infantili. Andiamo avanti e abbandoniamo il Corriere dei Piccoli per parlare invece della grande. Dei giovanini, per ragazzi, l'unico che meritava di essere ricordato per i personaggi che ha inventato, e praticamente per tutto il periodo di guerra che sono sempre stati pubblicati e quasi sempre in prima pagina, c'è l'altro discorso che riguarda invece i giornali militari. I giornali militari non è una novità, perché gli americani hanno iniziato con un giornale che si chiama Star and Stripes nel momento della guerra contro Cuba, e tuttora vive questo giornale per i soldati. Nella seconda guerra mondiale poi è stato popolarissimo tra le truppe americane, anglo-americane. Quindi l'idea di un giornale per i soldati, fatto appositamente per i soldati, non è nuovissima. In Italia ne nascono molti di questi giornali, però per lo più in mano a dilettanti, così a soldati che si prestano a raccontare storie di non è cosa grande. Ce ne sono molti a quest'anno. Una delle più interessanti, forse la Ghirda, diretta da, non me lo ricordo questo nome. L'altro che merita di essere invece passata in versione e la tradotta. E qui la tradotta si ritrovano di nuovo Simoni e Rutino. La tradotta ne escono, si definisce giornale settimanale, in realtà non lo sarà mai settimanale, ne escono 25 numeri. Fra il marzo del 1918 e il luglio del 19. È un giornale indubbiamente straordinario, perché vi collaborano le firme più belle nel campo dell'illustrazione, al di là di Rubino, c'è Enrico Sacchetti, c'è Umberto Brunelleschi, quindi che sono i maggiori narratori primari di quell'epoca. Vediamo della tradotta, perché nella tradotta Rubino ha due versanti, un versante narrativo e un versante poi invece con le immagini. Il versante narrativo si inventa due personaggi. I consigli del caporale Cipiglio, e a leggere devo dire sono molto divertenti, perché è questo caporale che insegna e come difendersi dal servizio militare, e in questo è molto divertente. L'altro personaggino è il soldato Baldoria. Il soldato Baldoria, il quale naturalmente scrive queste lettere a casa, e queste sue lettere sgrammaticate che manda a casa sono sempre piene di entusiasmo, però tra le righe si capisce che c'è qualche cosa che non funziona bene in questo suo entusiasmo. E Rubino insiste su questa chiave. Va detto che Rubino prima della guerra era un non interventista, poi con la guerra viene chiamato insieme a Simoni, lui è sottotenente, Simoni è capitano, e invece aderisce completamente e si dispone a sostenere l'esercito. Questa è una cosa che va notata, che in Italia non abbiamo una... Sì, esiste anche la satira, però i giornali sono tutti sul positivo, sono tutti a favore dei militari, mentre per esempio in Inghilterra questo non succede, perché ci sarà un famoso personaggio che poi è ritornato anche nella seconda guerra mondiale, personaggio di Old Bill, che invece racconta la disperazione, la tristezza, il dolore, la morte, proprio il fango, l'assoluto. Infatti il tema dominante è quel vecchio, cioè a dire la sua frase, che ormai poi è diventata mitica in Gran Bretagna, era: se trovi un buco migliore, vecchio, se lo trovi migliore, buttati dentro perché ti puoi salvare. Detto questo, passiamo invece, quindi questa è solo la parte scritta, e il Columbino si inventa questo personaggio. Questo personaggio è un fattaccino, si chiama Mattia Muscolo, e c'è già il nome, quello che combinerà, e infatti lo possiamo vedere in queste strisce.
lancia una pagnotta, guardate quella pagnotta che cosa combina, agli avanti, eccola, e riesce a distruggere l'intero esercito austroasburgico. Mattia Muscolo è uno dei personaggi che Rubino inventa, vediamone un altro, ecco, il contrapasso, questo è Apollo Mani. Apollo Mani è un borghese che vive da guerra invece da borghese, no? E cosa gli succede a questo poveraccio? Questo poveraccio, vediamone una cosa. Ecco, questo poveraccio in questa storierina sta uscendo di casa, si rende conto che ha perso il bottone della camicia. E allora si rivolge alla moglie, la moglie dice no, no, Mara, io ho troppo da fare, in questo momento sto lavorando per i soldati, figurati se... Allora lui va dai figli e dice no, no, papà, figurati, noi stiamo scappando per andare a fare lavoro a favore dei soldati. Allora il poveraccio cerca di andare dalla suocera, la quale manco per l'anno, perché anche lei sta lavorando a maglia per i soldati, e lui continua a girare, a cercare in casa qualche giorno con l'aiuto, va dalla domestica, non gli succede niente, non ottiene nessun risultato, vai avanti, eccolo, a un certo punto arriva persino dalla portinaia, no? Anche lì però, anche quella sta lavorando per i soldati, per l'esercito, per cui il poveraccio non gli rimane che uscire senza bottone, e tutte le volte gli succederà sempre questa vicenda. L'altro personaggio che Rubino inventa, no, questo è di Giuseppe Manzoni. Giuseppe Manzoni inventa questo personaggio che è veramente curioso, ed è strano. Tanto là c'è l'ufficio da cui è uscito, l'ufficio di spostamento. Perché? Chi è l'avversario di questo dottor Gilberto Ciucca? Cioè del Toldo Ciucca. È questo, è l'imboscato. Ecco perché l'ufficio di sboscamento. E Ciucca, per tutta la storiellina, per esempio, le 6, 8 vignette, cercherà di trovare un sistema ingegnosissimo, qui addirittura fa muovere le case sulle ruote, no? Per riuscire a questo imboscato, a farlo muovere, ma niente. Guardate, distrugge anche la casa, però l'imboscato, lo vedete, dell'ultima vignetta è sempre il ferro in quella posizione, come era all'inizio nel suo ufficio, al caso con il cammino acceso, senza preoccuparsi del caso. Andiamo avanti. Questo è un altro personaggio di Rubino, ed è il feldmaresciallo von Conrad, che bisogna dirlo Conrad perché ogni volta nel distico funziona così. E racconta queste storie e viene naturalmente contro questo personaggio, ecco, questo militare, appunto, storie viene così molto semplici, molto ingenue. Ecco, siamo arrivati alla fine. Sì. E questo lo presento così per far vedere come sulla tradotta non ci fossero storie, solo le storielline alla maniera del Corriere dei Piccoli, con i quadrucci, con le tavole italiane, come si dice, ma Rubino gli facesse anche storie così, con questi, mai con fumetto, ma con queste storielline del soldato, del fatto, vai con l'altro, oppure delle tavole, delle grandi tavole a doppia pagina, no? In cui racconta sempre situazioni, dice, è divertentissimo tutti i particolari che questo disegnatore si inventava. E c'è una curiosità che vorrei ricordare, ed è questa: mentre nei giornalini italiani sino al 1934 il fumetto non viene accettato, e quelli che una volta venivano chiamati i fiatini, no? Invece su la tradotta improvvisamente compare il fumetto. E questo è abbastanza curioso, è una tavola di Mazzoni, ma non è la sola. Lui invece mette il fumetto e fa parlare i soldati. Questi sono i fumetti italiani del tempo di guerra. Ottimo. A
questo punto passo la parola a due dei curatori della nostra mostra, e quindi abbiamo Aldo Caterino e invito anche Oriana Cartareggia a venire qua al tavolo. Oriana Cartareggia si occupa anche del nostro sito, quindi, e si occupa anche di tutto ciò che riguarda la didattica, quindi il rapporto con le scuole, e vi racconterà di un progetto che si sta affrontando insieme non solo ad altre regioni, ma soprattutto da un'idea francese del il soldato, quindi immaginare questa figura del soldato e scrivere le caratteristiche sui social network, in particolare per stare a questo. Quindi passo direttamente alla parola. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, come l'anno scorso abbiamo deciso anche quest'anno di affiancare alla mostra dei laboratori, visite guidate, laboratori al mattino per le scuole, sperando che anche quest'anno l'adesione sia massiccia. Purtroppo abbiamo avuto con le alluvioni tanti giorni persi di scuola, quindi le uscite sappiamo che quest'anno saranno sicuramente meno praticate dalle scuole genovesi e libri. Però noi ci auguriamo che comunque l'offerta di quest'anno stimoli. I giorni normalmente che dedichiamo a questi laboratori sono martedì, mercoledì e giovedì, e inizieranno da febbraio, quindi saranno nel mese di febbraio e nel mese di marzo. Alle scuole noi proponiamo una visita, diciamo tre moduli sostanzialmente, o una visita guidata più approfondita, accompagnata da un piccolo filmato, oppure una visita guidata più leggera in qualche maniera, in un filmato un po' più lungo, e gli insegnanti hanno l'opportunità di scegliere questi filmati. Abbiamo il nostro elenco dei filmati che abbiamo a disposizione, che sono documentari o anche film veri e propri, naturalmente con un taglio più storico. Dicevo che i nostri insegnanti hanno l'opportunità di scegliere sul sito, abbiamo una sezione del sito dedicata completamente alle nostre manifestazioni del centenario, e lì si trova appunto anche questo elenco dei filmati e dei documentari. E poi un'altra giornata è dedicata sempre ad una visita guidata leggera, e poi degli interventi teatrali in qualche maniera, per cui abbiamo chiesto la collaborazione, come è stato anche l'anno passato, di due scuole di recitazione, e quindi coinvolgendo adulti ma anche giovani ragazzi. E queste due scuole sono l'Atelier Teatrale e la Quinta Praticabile. E abbiamo visto che i ragazzi sono molto interessati a questo genere di coinvolgimento, di racconto. I testi che abbiamo scelto e che poi sceglieremo insieme ai ragazzi delle scuole di recitazione sono testi poetici o anche tratti da racconti o romanzi. Quest'anno in particolare, per quanto riguarda la prosa, abbiamo scelto un racconto breve in qualche maniera di Federico De Roberto, La paura, e naturalmente brani dalla storia di Knöller di Rigoni Stern, e poi varie poesie. L'intento è quello poi di in qualche maniera coinvolgere almeno un numero magari un po' più ristretto di queste scuole, perché poi elaborino quanto vengono a vedere qui, a sentire, e anche diciamo coinvolgendo i ragazzi nella digitalizzazione di alcuni dei documenti che sono in mostra, abbiamo visto appunto i fumetti eccetera, per comunicare poi, elaborare loro dei testi
o radiofonici oppure testi per sito web, noi siamo anche disposti in questo, diciamo, a collegarci se le scuole hanno il loro sito web, e ormai tutte le scuole lo hanno, e quindi fare appuntare dei testi appunto sulla base di quanto delle emozioni e delle storie che hanno sentito qui da noi. E in particolare quest'anno poi uno dei linguaggi che vorremmo utilizzare sarà quello radiofonico e quello dei social network, e in questo senso abbiamo aderito, grazie al network partecipato a Radio Jeans. Qui abbiamo Maria Elena Buslacchi di Radio Jeans, che magari può dire due parole su questo progetto, che è soldato su Facebook. Vieni, Maria Elena. Grazie, buonasera a tutti, sarò brevissima. Dunque, questo progetto, il soldato su Facebook, è un'idea proprio per tentare di avvicinare i ragazzi a tutta la questione, la commemorazione, diciamo, tutto il recupero della storia attraverso un linguaggio che solitamente non si utilizza per questo fine, e andando a creare un ponte con quello che è la loro esperienza quotidiana di utilizzo dei mezzi di comunicazione e l'utilizzo invece dei mezzi di comunicazione nel periodo della guerra e il preparatorio della guerra. Quindi in realtà i ragazzi lavoreranno sia nella fase di raccolta del materiale, sia nella fase di traduzione di questo materiale in un linguaggio che è quello dei social network, e che vuole appunto lavorare su questa intermediazione e andare a vedere come un'esperienza quotidiana può diventare un fatto storico, un evento storico, proprio per tornare a vedere i fatti che si studiano sui libri di storia come qualcosa che non è soltanto qualcosa di astratto, qualcosa di lontano dalla loro esperienza, ma qualcosa che invece è accaduto. E quindi si lavorerà con 10 scuole su tutto il territorio nazionale. Si lavorerà con materiali editi che però provengono comunque in larga parte dall'archivio Ligure della Scrittura Popolare, che ringraziamo per la collaborazione, per essere partner di questo progetto, e i ragazzi saranno proprio coinvolti attivamente sia nello studio critico di questi testi, sia nella traduzione, quindi l'aspetto della comunicazione e della traduzione in posto. Si creerà proprio un profilo Facebook che quindi andrà a raccontare a 100 anni di distanza quello che accadeva in trincea, ma non soltanto. Ci saranno 10 personaggi diversi gestiti da 10 scuole diverse, e quindi si andrà a vedere che cos'era la vita quotidiana durante la guerra, non soltanto dal punto di vista del soldato che sarà il protagonista, ma dal punto di vista delle varie figure con cui il soldato interagisce direttamente in presenza, diciamo, o a distanza, quindi attraverso lettere, documenti, cartoline, fotografie, insomma immagini che si potranno pubblicare insieme a questi post. E l'invito è a seguire, quindi una volta che poi sarà attivo il profilo, sicuramente se ne darà notizia poi sul sito della biblioteca universitaria, sul nostro sito di Mandragola Editrice, Radio Jeans, che è appunto questo network di ragazzi delle scuole superiori di tutta la Liguria. Mi fermo così, non rubo altro tempo, grazie. Due cose soltanto prima di andare a fare una visita guidata di là, andavamo a sentire e vedere un po' di gente. La mostra quest'anno si articola in 3 sezioni: sezione fotografica, sezione bibliografica con le riviste e anche fumetti, e sezione di oggetti. Rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo implementato il nostro patrimonio. E volevo ringraziare, prima di andare di là, volevo ringraziare gli enti e le istituzioni con cui abbiamo collaborato maggiormente. Innanzitutto la Fondazione Ansaldo, che è sempre molto generosa con noi, con immagini, documenti e tutto il resto, anche perché, diciamo, ha rappresentato effettivamente per Genova, e Genova stessa ha rappresentato la vera officina della guerra per l'Italia, soprattutto dopo Caporetto, per cui anche la nostra città ha avuto un ruolo di primo piano nella prima guerra mondiale. Il museo
Museo Civico Andrea Tubino di Vasone, che qui ringrazio per la presenza del suo curatore, che è un museo che ci ha prestato dei cimeli molto interessanti, soprattutto armi, soldati, quindi abbiamo la sciabola, abbiamo dei pugnali d'artiti, abbiamo il moschetto 91, carcano 91, che è stato un grande fucile della guerra italiana, abbiamo un fucile austriaco da cecchino. A proposito, la parola cecchino deriva da Cecco Beppe, quello è il nomignolo che veniva dato all'imperatore Francesco Giuseppe, quindi è una cosa anche abbastanza interessante. Abbiamo l'elmetto italiano, che era di derivazione francese, l'elmetto austro-ungarico, che era di derivazione tedesca, abbiamo tutta una serie di cose molto interessanti. L'archivio libro per la scrittura popolare, che ci ha prestato una serie di immagini molto molto belle, interessanti, immagini inedite, e poi la Fondazione Novaro, ovviamente, per quanto riguarda la parte sui documenti. Abbiamo avuto anche poi apporti privati, il professor Salotti, che ci ha prestato quel meraviglioso modello dell'assalto SVA dell'aeroplano, e anche un elogio dei fratelli Perrone scritto da Bragetta. Quindi insomma, ci sono tanti apporti interessanti. Lo vedete, è una mostra, come sempre abbiamo per adesso spazi limitati, speriamo il prossimo anno di poter fare una nuova mostra sulla prima guerra mondiale, il prossimo anno quindi nel 16 dedicata a Gorizia e alla spedizione punitiva, quindi andando più in particolare, speriamo di poterla fare finalmente in questa sala, se avremo a disposizione le vetrine, quindi insomma in maniera ancora più bella e ricca. Vi ringrazio, se volete seguirmi andiamo di là e diamo un'occhiata a Buon Uccello, perché capisco che l'ora sia abbastanza tarda. Grazie.